Buongiorno, allora, io sono Mario Chiesa, sono il presidente della laurea magistrale in chimica che vi presento brevemente. Intanto la sede, no, dei corsi e dei laboratori è in questo dipartimento, qui dove siamo oggi in via Giuria 7 e come avete visto il dipartimento di chimica ha un'offerta ampia di lauree, di percorsi di laurea magistrale e se avete fatto attenzione ai titoli di questi percorsi di laurea magistrale avete visto che tutti sono in qualche modo aggettivati, no? E questi aggettivi intendono, come dire, una certa individuare una certa specificità del percorso formativo. La laurea magistrale in chimica invece si differenzia in questo senso e si caratterizza proprio per un aspetto e un approccio generale allo studio delle scienze chimiche. Quindi perché uno dovrebbe continuare, no, nel percorso di laurea magistrale ad avere un approccio generale? Provo a darvi qualche stimolo, ma perché proprio la generalità dell'approccio molecolare, no, che è la chiave della chimica che come dire, ci permette di capire il mondo, ci permette anche di cambiarlo possibilmente in meglio e rende la chimica una scienza centrale, no? Rispetto a tutte le altre. Quindi che cosa fa un laureato magistrale in chimica o un chimico più in generale? Beh, in generale vuole capire, conoscere, ma anche risolvere dei problemi, no? E questa diapositiva qui vedete, c'è un lungo dibattito, no? Tra la scienza di base e la scienza applicata, no? La scienza di base qui è rappresentata nell'angolo in alto a sinistra da Niels Bohr, quello dell'atomo di idrogeno, no? Un signore che ha costruito un modellino quantomeccanico e ci ha permesso di capire delle cose. Era scienza per conoscenza, in qualche modo fine a se stessa. In basso a destra invece vedete la scienza applicata, l'invenzione della lampadina. Risolvo un problema cogente, ma dove veramente noi dovremmo collocarci è nell'angolo in alto a destra, quello rappresentato, identificato con Louis Pasteur. Pasteur è uno scienziato che è stato a lui si devono gli studi sostanzialmente sulle le prime vaccinazioni e lo sviluppo dell'immunologia, si devono anche a lui i primi studi sullo sviluppo della quella che adesso è la microbiologia, ma è anche colui che ha sviluppato la teoria degli enantiomeri, per esempio, in chimica. Ed è l'esempio di uno scienziato che ha trovato dei problemi chiave per la sua società, la società del suo tempo, e ha inventato la scienza che serviva per risolverli, una scienza che all'epoca non c'era. Quindi è lì che noi vorremmo collocarci e provare, no? A fare in modo che i nostri studenti possano, come dire, affrontare sfide che sono sfide importanti. Qui ne vedete alcune elencate in questa diapositiva per quanto riguarda la chimica, ma queste sono tutte centrate su quelle ben più generali che tutti avete presente, che sono quelle dei cambiamenti climatici, per esempio, per il reperimento delle risorse energetiche o anche la sostituzione di elementi critici. E come fa uno a affrontare questi problemi? Beh, ci vuole una forte conoscenza di base interdisciplinare e possibilmente vasta che ci permetta di identificare i problemi e soprattutto di imparare a porre le domande giuste in modo da poter risolvere quei problemi. E questo è quello che noi cerchiamo di insegnare ai nostri studenti. Abbiamo identificato sostanzialmente quattro pilastri su cui è impostato, diciamo, il percorso formativo. Questi sono le sintesi, la sintesi organica, la sintesi inorganica, cioè le molecole, i materiali vanno fatti, il chimico li sa fare. Poi c'è la modellistica molecolare, cioè capire, interpretare e predire le proprietà di sostanze e materiali. La catalisi, che forse è la tecnologia chimica più importante e rilevante nella società moderna. E infine metodi di caratterizzazione avanzati, spettroscopie e metodi diffrattometrici che ci permettono di sviluppare quelle relazioni tra strutture e proprietà che sono il cuore e la chiave della chimica. E dunque, tutto questo come si armonizza all'interno del percorso formativo? Beh, qui vedete quattro quadranti in cui vi voglio fare brevemente navigare. Vedete in alto a sinistra c'è una serie di corsi caratterizzanti obbligatori in cui riconoscete quei quattro pilastri che vi ho descritto prima. A destra vedete in giallo ci sono dei corsi caratterizzanti dove per le diverse discipline avete un certo numero di corsi diverso che voi potete scegliere a vostro piacere, una sorta di menu alla carta con cui insieme ai corsi a scelta evidenziati nel quadrato in verde, ognuno di voi è in grado di costruire il proprio percorso formativo di laurea in maniera molto flessibile.
Vedete inoltre che alla prova finale, alla prova di laurea, sono dedicati 36 CFU a sottolineare l'importanza, no, di questo momento formativo che fate all'interno dei laboratori di ricerca del Dipartimento, che sono laboratori di punta a livello nazionale e internazionale, in cui non imparate tanto un mestiere, imparate una metodologia di lavoro con contatti naturalmente internazionali su problemi di grande attualità scientifica. Qui trovate due esempi di possibili curricula per certi aspetti estremi. Quello di sinistra è un curriculum di tipo sperimentale sintetico, quello di destra è un curriculum che vi potete disegnare di tipo teorico-computazionale. Tra questi due insiemi potete ibridare a piacere il vostro percorso. Sbocchi occupazionali. Beh, questi sono gli classici sbocchi occupazionali delle lauree in chimica, che sono già stati per certi aspetti detti dai colleghi che hanno parlato prima di me. Naturalmente l'accesso a laboratori di ricerca di aziende sia pubbliche che private, spesso anche in ruoli dirigenziali. Proseguimento della ricerca a livello accademico, ma anche l'insegnamento o la progettazione europea, ma soprattutto quello che ci tengo a dire è che qua l'idea è di mettervi in grado di affrontare quei lavori che oggi non ci sono, cioè dovete considerare che molti di voi tra 10 o 15 anni si troveranno a fare dei mestieri che oggi semplicemente non ci sono. E come fa uno a fare un mestiere, a prepararsi per un mestiere che non c'è? Torno a dirlo, forte conoscenza di base dei problemi e visione trasversale interdisciplinare. Se volete approfondire, trovate sul sito di Orientamente un po' di video che come dire, vi danno raccontano, no? Con un po' più di dettaglio. In particolare sia quei quattro pilastri scientifici di cui ho parlato prima, ma vedete anche trovate interviste con studenti e degli anni che si sono laureati, di nostri laureati. E vi invito anche a visitare il sito della laurea magistrale dove trovate tutti i dettagli per iscrivervi al corso e quelli che sono i procedimenti, come dire, i requisiti per l'iscrizione. Trovate anche l'indirizzo dei manager didattici, in particolare della dottoressa Filardo che insieme al dottor Pisani, no, è una colonna dei nostri corsi di laurea che voglio ringraziare qui da parte di tutti. E oltre che naturalmente i miei contatti, vi invito a contattarmi se avete delle curiosità. Grazie.